Riqualificazione di via Roma a Ragusa. Il progetto dell'amministrazione comunale ormai viaggia a vele spiegate verso l'avvio del cantiere, lo ha annunciato il vice sindaco Giovanni Cosentini nei giorni scorsi. Al fine di evitare disagi per commercianti e residenti, ha già programmato per fine agosto una conferenza di servizio con tutte le categorie interessate per stilare un programma di interventi utile a contenere i disagi. I commercianti in ogni caso guardano con diffidenza al progetto, con qualche eccezione favorevole, ma preferiscono non commentare, almeno per ora. E i cittadini bleo, i visitatori esterni, cosa ne pensano e soprattutto come vedono la prospettiva di una via Roma pedonalizzata? Molto bene, perché è più facile per attraversare la strada. What do you say? At the moment it's più pericoloso. D'accordissimo, io la chiuderei in questo istante. Io sono contrario alle macchine che passano nel centro storico da sempre. Se uno deve comprare, compra dappertutto, anche se la strada è chiusa. Non ci sono alternative. Se io ho un negozio che lavoro bene, la gente viene ovunque. Mi sembra la cosa più evidente, no? Riqualificazione di via Roma, vogliono pedonalizzare tutta l'area. Lei è d'accordo con questa possibilità? Se la via Roma viene, come dice lei, vietata al traffico, i negozi riusciranno a vivere? La domanda è questa qua. Se il traffico viene deviato, non passa più nessuno e non viene neanche la gente, cosa succede? Che i negozi possono chiudere? Secondo me è meglio vedere passare le macchine al centro storico, senza dubbio. Se voglio fare una passeggiata, credo sia meglio se è chiusa la strada, credo.